dai quadri noi possiamo dire sicuramente che Cristina Falcini ama il sole, ama l'estate, ama la vita, ama il colore. Noi vediamo nei suoi quadri quasi sempre il sole estivo, il calore, l'estate che esplode, la luce, e anche l'orario in cui tu fai i quadri è un orario che quasi può sembrare mezzogiorno, in linea di massima, no? C'è questa luce che illumina come in questo e in altri, dove c'è anche il bosco, c'è sempre questo sole che penetra e riesce ad andare giù fino al sottobosco. Qua non c'è un quadro molto bello, che non c'è più, però questo ha un'analogia per il discorso che volevo fare. E noi vediamo prima di tutto un paesaggio che è quasi infinito, cioè non ha un soggetto di primo piano e poi si perde. Noi abbiamo tutti questi piani che vanno lontano, 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 fino proprio ai limiti che l'occhio umano può raggiungere, per cui hanno profondità enorme, sempre piena di luce, sempre piena di sole. In questo caso, come in quella dei girasoli, di qui per varie cause non sono state portate, io ho intravisto come un sipario, no? Un sipario che si apre, con una tenda ideale che si apre, e vediamo questo paesaggio. E questo è come un teatro con tutte le sue quinte, che viene illuminato e che gli attori sono i colori, gli attori sono questi particolari, e non è una recita a parole, ma è una recita a colore, a immagine. E questo si ripete, su qui noi abbiamo questi due elementi che mi hanno fatto pensare a un sipario, un teatro, però non è che in ogni quadro c'è questo. E qui è abbastanza chiaro, quello di girasoli era ancora più evidente. E bisogna che ne fai un altro. Aveva colpito quello lì. Sì, mi aveva colpito, sì. Però ecco, questi elementi, questo sole, questa estate perenne, purtroppo non reale perché vediamo anche l'inverno, questa luce, queste sono tutte luci che vengono dall'alto, che vengono spezzate da alberi, da piante, che però fa vedere che c'è un sole a picco, un sole caldo in tutti. E anche in questo, che è un notturno, c'è un tramonto. Questo lo posso dire, sì. Questo è un quadro particolare. Quello è da sogno. Non l'avevo visto quello. L'ho voluto qui perché deve avere questa atmosfera. Se non altro che ho un tramonto, un temporale, quello. Però c'è sempre il sole. Sì, però c'è il sole, vedi che squarcia le nubi e fa colore. Questo dei fiori, anche questo non l'avevo visto, è molto molto bello, e questo alle loro spalle è un discorso che riprende questo di un infinito. Tu vedi quanti piani, cioè vedi, l'hai dipinto, lui. Quanti piani che ci sono, il soggetto può sembrare l'altro in primo piano, no, il soggetto è l'infinito, il soggetto è tutta questa valle fino alle montagne là in fondo. Dopodiché uno con gli occhi arriva fino lì, dopo immagina, dopo c'è l'immaginario, dopo le montagne. Per cui tu hai una profondità bellissima ed enorme e una luce solare, ecco come qua, vedi in un quadro ci sono queste tracce di sole ovunque che illuminano il paesaggio e fanno vedere che tu ami senz'altro l'estate. Bene.